Beh, prima delle caratteristiche statistiche vere e proprie, quali sono le grandezze che ci interessano rispetto alle precipitazioni dal punto di vista idrologico? Beh, lo stato fisico, cioè se è pioggia, se è neve, se è grandine. L'altezza di precipitazione. Con altezza di precipitazione si intende l'altezza accumulata di precipitazione che si misura con un pluviometro, in genere la precipitazione, cioè che è ridotto nella sua essenza, è un contenitore in cui man mano, almeno un contenitore ideale, in cui man mano si misura qual è l'altezza di precipitazione che si viene a misurare. Sarebbe interessante fare una carrellata anche degli strumenti di misura, ma purtroppo non abbiamo tempo, magari poi ne vediamo uno. Un pluviometro a Trento, per esempio, sta vicino a Ponte San Lorenzo, c'è una cabina, c'è una specie di bussolotto in alluminio, quello è un pluviometro. La durata dell'evento. Ci interessa dal punto di vista anche degli ingegneri quanto dura un evento. Un conto è se un evento dura 24 ore e un conto è se un evento dura pochi minuti. Evidentemente cambia anche tutti gli elementi idrologici. In generale, come vedremo fra un attimo, non è facile stabilire qual è la durata di un evento fisico. Perché non è facile? Ma per le ragioni che vi illustravo prima, quando vi mostravo la variabilità spaziale e temporale delle precipitazioni. Cosa succede durante una pioggia convettiva? La storia delle 1000-2000 celle che si sono seguite nella precipitazione del Texas, di cui vi parlavo prima, racconta che cosa dice, no? Che mentre c'è una cella convettiva che si va sviluppando, in cui avviene la precipitazione, ho la precipitazione. Dopo, per esempio, dopo 20 minuti ho una pausa di qualche minuto e poi c'è una nuova cella convettiva che riparte. Quindi sono due eventi o è un evento solo? Qua c'è un certo grado di arbitrio nello stabilire se si tratta dello stesso evento pluviometrico o no. Quindi noi andremo a dire che per noi la durata poi sarà una cosa che scegliamo noi. E l'altezza di precipitazione la posso accumulare ed è una cosa ovvia che vi è sotto gli occhi in tutti i momenti, posso accumulare su intervalli diversi. Per esempio posso considerare 10 minuti, un'ora, un giorno, un mese, una settimana, a seconda anche degli usi che ne faccio di questa informazione. Se per esempio sto studiando la fenologia delle piante, mi può interessare per esempio la precipitazione settimanale, perché poi quando la precipitazione interagisce con le piante, il tempo di interazione certo è anche un tempo quasi istantaneo a volte, tant'è che quando voi innaffiate i fiori, questi aprono gli stomi e voi sentite immediatamente il profumo. Però nel suo complesso sono scale un po' più temporali, un po' più lunghe. Cioè, in tutto questo c'è un grado di arbitrio. Ammesso e concesso che noi siamo in grado di separare gli eventi con un criterio più o meno oggettivo, fisici uno dall'altro, siamo interessati anche a stabilire quanto si ripetono le precipitazioni, ovvero qual è l'intervallo in cui le precipitazioni non avvengono. Il caso limite è appunto quello delle celle convettive che si susseguono. Però supponete, cioè vi potete chiedere quanto piove mediamente a Trento. Vabbè, formulo meglio la domanda. Ogni quanti giorni piove a Trento, considerando per esempio che sia piovuto, se è piovuto almeno un millimetro di precipitazione. Allora voi dite, la precipitazione, andate a vedere quali sono i giorni piovosi e vedete che mediamente piove ogni 3 giorni. Però mediamente non vuol dire che ogni 3 giorni piove, significa che per 3 giorni di fila piove, poi per 9 giorni magari non piove più.
e come si distribuiscono quindi gli intervalli tra una perturbazione e l'altra è importante, perché è chiaro che se la stessa quantità di precipitazione mi cade in un minuto, in un'ora, in un giorno o in una settimana, il risultato che si ottiene anche dal punto di vista idrologico è diverso, ma soprattutto poi per i servizi, diciamo, chiamiamoli così, ecosistemici, che la precipitazione offre all'insieme. La distribuzione spaziale delle precipitazioni, non serve che questo ve lo ricordi, cioè lo stesso discorso vale per il discorso dei due: uno mangia un pollo, l'altro uno ne mangia, non ne mangia nessuno, in media mangiano mezzo pollo. Così è per la pioggia: se piove solo da una parte, dall'altra parte non piove, uno si trova con i piedi bagnati e quell'altro si trova senza acqua. E poi l'ultimo concetto che andremo a chiarire in una delle prossime serie di slide è il concetto di tempo di ritorno, ovvero la frequenza con cui una certa precipitazione, e in particolare quelle che chiameremo precipitazioni estreme, andandole a definire in una maniera rigorosa, si ripetono nel tempo. Anzi, questo è un principio fondamentalissimo dal punto di vista ingegneristico, il tempo di ritorno. Perché per esempio se io costruisco delle opere di difesa o faccio delle infrastrutture nel territorio che richiedono e le progetto per esempio per un tempo di ritorno, supponiamo di 10 anni o di 100 anni a seconda del tipo di opera, poi quando succedono dei guai io verrò interrogato su quel progetto di tempo di ritorno che la norma stessa stabilisce, cioè non mi verrà imputato nulla se quello che è successo, per esempio, se quell'opera doveva rispondere a precipitazioni con un tempo di ritorno di 100 anni, ma la precipitazione per esempio ha avuto un tempo di ritorno di 200 o di 1000 anni, ammesso e concesso che questo abbia poi un significato finale vero. Infine è importante anche la qualità della precipitazione, ovvero per esempio se una pioggia è una pioggia acida, se una pioggia ha vari contenuti di vari inquinanti che per esempio dilava dall'atmosfera quando questo succede. Però noi non ci occuperemo molto della qualità, anche se sarebbe interessante. Quando voglio illustrare il concetto di evento, ma l'ho fatto prima a parole, di solito mostro questo grafico. Questo è un grafico mal fatto. Voi non fatelo a casa, non fate un grafico così e mostratemelo, perché poi vedremo come fare i grafici fatti un po' meglio di questo. Che cos'è questo? Questa è una serie di precipitazioni, io ho 80 anni di precipitazioni giornaliere a San Martino di Castrozza. La prima impressione, se guardiamo su, è che a San Martino di Castrozza piove sempre, tutti i giorni. È un difetto di rappresentazione evidentemente, perché 80 per 365 più gli anni bisestili, fate un po' il conto di quanti dati ci sono dentro qua. Quindi io ho una pioggia che è comunque cumulata sul giorno e dico ogni giorno è piovuto così, non lo dico se ci sono stati 5 eventi, 6 eventi, 7 eventi. Ho stabilito la durata giornaliera e ho messo tutti gli eventi che sono caduti in quel giorno, misurati dalle 9 di mattina di un giorno fino alle 9 di mattina di quell'altro, per esempio, e ho stabilito quanto è caduto. Beh, allora invece di prendere 25.000 erotti dati ne prendo un decimo. Se prendiamo un decimo, qui osserviamo che si vengono a generare dei gap di precipitazioni giornaliere, cioè anche di Castrozza ci sono probabilmente dei giorni in cui non piove. Per vederlo meglio, quello che faccio, prendo ancora un decimo di quei dati, cioè circa 250 giorni. E come vedete qui, allora qui i gap si vedono meglio. Per esempio qui c'è un primo gap, allora dico, beh, questo è un evento, questo è un secondo evento, qui ho tre eventi, cioè ogni giorno ho valori diversi, quindi questo potrei considerare un evento magari di natura frontizia,
E poi qui ho un terzo gap, poi qui non si capisce bene se c'è pioggia, ma sembra che qui sia piova praticamente per tutto questo insieme di giorni, e poi ci sia un quarto gap. Quindi quali sono gli eventi qua? Gli eventi non riusciamo a stabilirli bene, nonostante noi abbiamo scelto la granularità per l'altezza di precipitazione, che sia quella giornaliera, che già mi nasconde degli intervalli di precipitazione. Quindi quando io parlerò di durate in seguito, saranno durate che ho stabilito io a priori. Per esempio la durata giornaliera, come ho fatto per la durata giornaliera qua, dove io ho cumulato tutte le durate, tutte le piogge cadute in un giorno in un solo bussolotto, in un solo intervallo. Potrei averlo fatto anche per le durate subgiornaliere, cioè dire, considero la durata oraria, mi prendo un'ora e nel mio intervallo computo tutti gli eventi che possono essere avvenuti in quell'ora. Io ho già detto prima che un evento convettivo, non so, può avere la durata di 10 a 20 minuti, in un'ora possono esserci anche 2-3 eventi successivi. E così alle scale più grandi. Quindi la durata d'ora in poi non sarà, a meno che io non lo specifichi esplicitamente, non sarà una durata dell'evento di precipitazione, ma una durata che io ho stabilito a priori e in cui dico io osservo le precipitazioni su quell'intervallo di tempo lì. Beh, questa è di nuovo un'altra rappresentazione della durata, questo nel tempo, vedete? Questa è sempre lei, il posto del giorno. Una collega greco-americana che è molto brava, che studia queste cose. Vedete qui, il tempo qui è in minuti, addirittura, e vedete che anche sui minuti, 500, 600 minuti, 10 ore, questa è tutta una precipitazione. E vedete qua c'è stata un'intensità che è riportata in millimetri all'ora, ma l'intervallo su cui ho misurato è minore di un'ora, quindi l'intensità era di 40 mm ad ora, vedete qui. Poi, e di nuovo vedete che anche qui sulla prove pioggia di breve durata ci sono fluttuazioni del segnale su tutte le scale, qualsiasi cosa questo significhi. Sì. Con quale distribuzione mi aspetto di poter descrivere gli eventi di pluviometrici. Se io li dovessi descrivere appunto con una distribuzione di probabilità, vi ho detto che cos'è? Allora, questo segnale è così irregolare che non posso pensare di interpolarlo con una linea continua. Posso pensare che sia il campionamento di un segnale casuale che avviene da una certa distribuzione. Un'operazione che poi noi faremo anche in laboratorio di numerico. La distribuzione che scegliamo è quella di Poisson. Allora ho infiniti eventi possibili, come n perché tende all'infinito. La probabilità di un singolo evento è una probabilità che tende a zero. Si ottiene nella sostanza la distribuzione binomiale che voi avete già visto quando avete fatto calcolo combinatorico ancora alle superiori, ma il calcolo combinatorico, per quanto si studi, dopo un po' si dimentica, anche perché ha una sua intrinseca complicazione. Allora pensiamo di scegliere degli eventi singoli, tanti eventi singoli. Ciascuno di questi eventi ha probabilità zero, ma il prodotto n per p tende ad una costante. Questa distribuzione è una distribuzione a valori discreti e si chiama distribuzione di Poisson ed è uguale a questa costante mu elevato alla x diviso x fattoriale x per x meno 1 per e alla meno mu, dove mu è il parametro di questa curva. Se impariamo
Cosa ci interessa delle? Questa è una distribuzione a valori discreti, poi vediamo un esempio per chiarire, vedete anche qua rappresentato, questa è la media, qual è la probabilità di ottenere un certo numero di eventi quando la media abbia il valore 5. Dico media perché anticipo già il risultato che vedete qua sotto, quindi di una distribuzione di Poisson, media e variante. Media e varianza coincidono nel valore e questo valore è uguale a mu. Questo mu che compare qua. Quindi questo è l'unico parametro della nostra distribuzione, mentre la x è la nostra variabile. La x è la nostra variabile che può assumere solo valori discreti, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allora facciamo un esempio semplificativo. Qual è la probabilità che x sia minore di 2, in particolare di 2 eventi, essendo la media del fenomeno da cui pesco la mia precipitazione è 1. Allora, beh, questo è uguale alla somma fra 0 e 2, di che cosa? Di f di j1, dove f di j1 è la curva che avevo disegnato qua, cioè f di j1. Devo sostituire 0, 1 e 2 al posto della x. E di fatto è quello che faccio. E alla meno 1 perché la media è 1. Ho 0 su 0 fattoriale alla 1, 1 su 1 fattoriale, 2 su 1 fattoriale, quindi la probabilità che di avere meno di 2 eventi, cioè minore o uguale di 2 eventi, scusate, non meno ma anche uguale di 2 eventi, e 3 per la meno 1 nella distribuzione di Poisson, ed è l'integrale, non di questa curva qua ma di quella. È la legge di Poisson come distribuzione, si dice anche è la distribuzione degli eventi rari. Tutte le cose che avvengono in numero infinito, però in modo relativamente raro, si pensano distribuiti secondo la legge di Poisson. E c'è una ragione per fare questo, perché vale un teorema simile al teorema del limite centrale, che vedremo venerdì che cosa succede. Facendo degli esempi, no? Enunciandoli. Sempre parlando di precipitazioni, qual è la distribuzione delle precipitazioni mensili? Beh, questa è la distribuzione delle precipitazioni aggregate sulla scala del mese in diversi posti, e vedete che in diversi posti del mondo, a seconda dell'altitudine e della loro posizione, ci sono distribuzioni diverse. In alcuni casi ci sono due picchi di precipitazione mensili, come potrebbe essere anche da noi, ma in questo caso anche nello Zaire, ci sono località in cui c'è un solo picco di precipitazione. Qui siamo a Cape Town in Sudafrica. La ragione francamente non la so, perché non so come in quello specifico posizione si formano le precipitazioni. Vedete qui per esempio che a Boston invece le precipitazioni mensili sono all'incirca di 100 mm e rimangono più o meno costanti su tutto l'arco temporale, su tutti i mesi. Si può costruire una curva simile per Trento. In realtà la curva simile per Trento è circa come quella di Boston, salvo che i mesi, diciamo, di dicembre e di gennaio sono quelli meno piovosi, quindi c'è un leggero calo di piovosità mensile a dicembre e a gennaio. E allora vi chiedo, ma qual è la distribuzione? Per esempio, se io posso aggregare le precipitazioni sudorate che ho stabilito io, supponiamo che le aggrego per esempio su durate orarie, le sto misurando qui a Mesiano, ci
sarà pure qualche pluviometro anche qua in giro. Sto misurando, misuro le piogge orarie, ho la mia registrazione per esempio per 10 anni di precipitazioni orarie e posso andare a calcolare qual è la distribuzione empirica accumulata di queste precipitazioni. E potrei dire, domandargli quale tipo di precipitazione è, poi dico, beh, invece di raggrupparle orarie, le raggruppo giornaliere, oppure le raggruppo settimanali, e di ciascuno di questi raggruppamenti vado a calcolare la distribuzione di probabilità. Questo grafico mostra, è un grafico che si chiama, è di una carta probabilistica in cui quei dati che si distribuiscono secondo una retta sono distribuiti secondo una curva gaussiana. Dopo giovedì noi questo tipo di curve le andiamo a disegnare, almeno alcune. Scusate, giovedì, venerdì, e il venerdì prossimo, questo venerdì, le disegnate sotto il mio comando, diciamo, seguendo il mio comando. Venerdì prossimo poi ve le faccio disegnare a voi e vediamo come ve la cavate. Allora, le piogge annuali si distribuiscono secondo una curva gaussiana. Beh, voi avete un'idea, sia pure empirica, che quando noi costruiamo un certo dato sommandone tanti insieme, questo dato c'è una buona probabilità, scusatemi il gioco di parole, che si distribuisca secondo una curva gaussiana. Si chiama teorema del limite centrale, questo. Ed è quello che vediamo qua. Però le piogge di durata inferiore, mensile, settimanale, giornaliere, si vede che si discostano dalla distribuzione gaussiana, perché per esempio qui hanno un andamento curvo, qui sono abbastanza, se vogliamo, rettilineo, ma qua hanno un andamento curvo. Questa è la distribuzione gaussiana normale. È una famiglia di curve biparametriche. Hanno due parametri, di cui qui non ho scritto, solo i parametri ma non l'equazione. Ed è in particolare una curva gaussiana normale perché la moda e la media, che qui coincidono, sono sullo zero, quindi mu uguale a zero. La varianza, man mano qui aumento la varianza, una di queste curve, immagino questa qua, quella ha varianza, questa qua ha sigma quadro uguale a 1. Allora qui c'è un'incognita, perché questa è questa quella che ha sigma quadro uguale a 1. Ve lo lascio come pensiero da su cui riflettere. Allora queste le piogge cumulate, man mano che aumenta il periodo di cumulo, tendono a piogge gaussiane. E se invece in questo caso sto pensando alla durata proprio degli eventi di precipitazione, contati in questo caso, in questo lavoro scientifico che io riporto qua, mezzogiorno, sì, contati come insieme di celle convettive, proprio contando le celle convettive. Allora, la distribuzione di questi eventi è questa curva che ha una certa asimmetria, naturalmente i numeri sono delle durate di precipitazione del fenomeno dinamico, sono misurati in minuti. Cosa succede però di questa curva qui che noi vediamo che è così disimmetrica? Se noi ne prendiamo il logaritmo, si trasformano in una curva, anzi prendiamo il logaritmo, scusate, dell'ascissa, si trasformano in una curva a campana.
simile alla curva gaussiana che vedete prima. Quindi il logaritmo delle durate si distribuisce come una curva gaussiana e le durate di per sé si dice che si distribuiscono secondo una curva che si chiama log normale. Che ha questa espressione che vedete qua. Poi pian piano andremo a rivedere cosa significa. Voi vedete che questa è la curva normale, di cui prima non vi avevo scritto l'espressione, ma che invece qui ho scritto. Questa è la media di una certa variabile y, 2 pi greco sigma quadro y, 2 sigma quadro, benissimo, y. Però in questo caso vi dico che y è uguale al logaritmo di x, dove x in questo caso sarebbe, nel caso precedente, sarebbe la durata della precipitazione. Se io conosco la distribuzione di y, che è una gaussiana, di media mu y e varianza sigma, posso conoscere qual è la distribuzione log normale ad essa corrispondente, cioè la distribuzione della x. Adesso qua vedo che gli sguardi man mano si fanno vitrei, l'umore si perde, la fame, la sete, siete attraversando un deserto. Poi queste cose le vediamo. Beh, che cosa deve risultare? La nostra distribuzione P di Y I di Y, cosa deve succedere? Integrata da meno infinito a più infinito deve dare 1. Questa è una proprietà delle distribuzioni. Quando io faccio il cambiamento di variabili da Y al logaritmo di X, quello che faccio nella sostanza è cambiare variabile all'interno del mio integrale, che qui ho lasciato non segnato, ma c'è. Allora metto y logaritmo di x, cambiamento di coordinata nel caso di un integrale, devo moltiplicare per lo jacobiano della trasformazione, si chiama j a c o b I, sto facendo lo spelling di un nome in italiano, una cosa assurda, jacobiano con la J di o Jacobian in inglese. Quindi questo è lo jacobiano in dx, ma dy su dx cos'è? Dy su dx è 1 su x. Quindi la distribuzione in x è il valore di questa qua, dove a y sostituisco x, moltiplicata per 1 su x. Quindi la mia distribuzione log normale è questa che vedete sotto. È p di x 1 su radice di 2 pi greco, però sigma quadro di y. Questa non è la varianza della variabile x, ma è la varianza della variabile logaritmo di x. E questa non è la media di x, ma è la media del logaritmo di x. La media del logaritmo di x, tra l'altro dovreste pensarci, è la somma di tanti logaritmi, quindi è uguale alla produttoria dei logaritmi. È uguale al logaritmo della produttoria. E questo, quindi, poi si parla quindi di media aritmetica e media geometrica. Come è fatta una log normale? Una log normale è fatta così. È una curva. Allora, lei che assiste sconsolato alle mie lezioni. Come è fatta quella? Se mi dovesse descrivere quella curva lì, che cosa direbbe? Allora, aiutatelo,
se voi dovete descrivere una curva di distribuzione, no? E ne vedete il grafico, qual è la prima cosa che vi viene in mente di dire? Dov'è il valore medio? Più forte. Dov'è il valore medio? Sì, dov'è il valore medio, certo, ma questo non lo vede direttamente dal grafico. Dal grafico cosa che vede? La moda. In particolare quante mode ha questa curva? Una, quindi una curva unimodale. L'altra cosa che si può vedere da questo grafico, che cos'è? Che è asimmetrica. Che è asimmetrica, quindi avrà una skewness, un coefficiente diverso da zero. È asimmetrica positiva, quindi sarà... Beh, dipende dai parametri, mi sa. Dovrebbe essere positiva, quindi il coefficiente di asimmetria dovrebbe essere positivo. Beh, l'altra cosa che possiamo osservare è anche il dominio. Il dominio è zero infinito. Queste osservazioni che abbiamo fatto qui per la curva logo normale valgono per qualsiasi curva di probabilità. Certo, dopo le cose che mi interessano è qual è il valore atteso, qual è la varianza, qual è il valore analitico della moda e se questo si può calcolare. Tutte nozioni che poi si possono calcolare. Quella che abbiamo visto è la distribuzione di probabilità. L'integrale è la probabilità e questa è la probabilità che va da 0 a 1. Questi sono al variare di che cosa? Della varianza in questo caso. Le proprietà della curva logonormale sono queste che vedete elencate qua. So che vi prende uno scolamento quando vedete questa cosa, ma come diceva il vostro collega, è importante che sappiamo che qual è il valore atteso, qual è la varianza, la mediana, qual è la moda, qual è la varianza. Queste perché queste informazioni poi le utilizzeremo per accoppiare effettivamente i dati sperimentali alla nostra curva. È importante ricordarsi a memoria questi dati qua, certamente che è importante ricordarsi a memoria, ma nessuno di noi se le ricorda. Io compreso. È importante sapere che si possono calcolare e che da qualche parte ci sono. Dopo, se ciascuno di voi è in grado di ricordarseli, tanto meglio. Ma l'importante è sapere che si possono calcolare esattamente. L'intensità di precipitazione. Quanto è intensa la precipitazione? Questa intensità di precipitazione è un po' un trucco, nel senso che deriva da un'analisi di un segnale radar. Il segnale radar non fa una misura istantanea, fa una misura che è integrata nello spazio e nel tempo, perché c'è un raggio del mio radar che punta in una direzione e io devo fare tutto un giro per misurare l'intensità di precipitazione su una certa area. Quindi quando sto misurando qui, prima che ritorni allo stesso punto, passa un certo intervallo di tempo, per quanto piccolo. Quindi faccio una misura che non sono esattamente nello stesso contempo, non sono esattamente contemporanee, si riferiscono a punti diversi. Questo misura l'intensità della precipitazione in diversi punti dello spazio. Poi magari posso fare anche un'ulteriore ipotesi, dice, beh, se questa è la distribuzione spaziale della precipitazione, posso pensare che quando la nuvola di precipitazione si muove, copre tutti le intensità di precipitazione vengono campionate in un singolo punto e quindi associo alla distribuzione spaziale, che è questa che è misurata qua, poi anche una distribuzione temporale delle precipitazioni in un punto. È un concetto un po' che sembra che un po' mi imbroglia, se vogliamo, che però posso fare e molto spesso viene fatto in queste situazioni.
Anche la distribuzione, qui vedete la scissa e logaritmica, sembra che la distribuzione sia ha un po' una skewness, ma sembra sia loro normale. O comunque posso descrivere la precipitazione come loro normale. Beh, adesso andiamo su una cosa che più ci fa, che può essere, se vogliamo, più interessante, ma quanto piove? Questa è una tabella costruita qualche anno fa e probabilmente alcuni di questi dati potrebbero essere mutati da quello che è successo negli ultimi 20 anni, e riporta le precipitazioni di massima durata. Quando per esempio i giornalisti dicono ma che cos'è, dicono è successa una bomba d'acqua. Sì, cosa cavolo vuol dire una bomba d'acqua? Beh, intanto volendo cercare di dare una quantificazione a questo termine di bomba d'acqua, intanto cosa possiamo fare? Possiamo andare a guardare quali sono le altezze di precipitazione mai più grandi registrate sulla faccia della Terra. Allora vedete che la più grande intensità di precipitazione è stata misurata a Guadalupe nel 1970 e in un minuto sono caduti 38 mm di precipitazione. Sì. 60 per 24, fate un po' il conto di quanti millimetri sarebbero caduti in un giorno se di quell'intensità si fosse ripetuta per tutti i minuti successivi. Però la pioggia fortunatamente è molto variabile e quello lì è stato l'intensità più grande. Se noi andiamo su 8 minuti, questa registrazione è a Füssen in Baviera, che è vicino a noi, perché se voi prendete l'autostrada del Brennero, andate fino a Innsbruck, girate a sinistra per altri 50 km, prendete il Fernpass, arrivate a Füssen. E questi sono stati 126 mm, peraltro posti molto diversi come localizzazione. 126 mm, beh. Se noi moltiplicassimo 38 per 8, 8 per 8 64, 8 per 3 24, 304 mm, se non sbaglio, in 8 minuti. Quindi quello che si vede è che man mano questa è una costante in questa graduatoria, chiamiamola così. La costante è che man mano che aumenta la durata della precipitazione, l'intensità diminuisce. E teniamolo a mente. Poi vedete un'altra cosa. Non è propriamente vero che i massimi siano tra loro non correlati. Perché, per dire, la più grande pioggia di in 4 giorni, qua c'è la due in India, la più grande pioggia di 5 giorni fino a 14 giorni è sempre stata misurata nel gennaio 1980 nello stesso posto, cioè un treno di precipitazione, una perturbazione lunghissima che è durata un mese, in cui questi qua sono stati sommersi dalle precipitazioni. Anche questa è un'informazione importante dal punto di vista della 6 metri di acqua, 6 volte in un mese, 6 volte quando cade, 30 in un anno. I record assoluti però sono le piogge di Cherrapur in India, che in realtà sta nella parte destra sopra il Bangladesh, la parte lì dell'India, 26 metri di acqua in un anno. I record massimi italiani di precipitazione in un singolo posto sono in Friuli e sono circa di 4 metri, un po' più di 4 metri, qui 26 metri. Quindi queste sono bombe d'acqua, se le vediamo sul cloud planetario,
È chiaro però che il concetto di bomba d'acqua va riferito ad un singolo luogo. E quindi, non so quanti minuti mi restano, vorrei passare ad illustrarvi brevemente che cosa sono questi